Cari amici all'ascolto, benvenuti alla nuova puntata di Itinerari Agroalimentari d'Italia. Siamo qui in Val Basento, siamo a Pesticiscalo, abbiamo abbinato turismo ed enogastronomia. Perché? Qui naturalmente a Pesticiscalo, nell'aeroporto Pista Mattei, c'è stato un importante meeting per valorizzare questo importante aeroporto con personalità della Basilicata e della Campania. L'aeroporto di Pesticiscalo sta compiendo grossi passi in avanti per un deciso decollo, usiamo questi termini, nell'ambito nazionale e internazionale. E dopo aver presentato naturalmente i programmi della Regione Basilicata per promuovere la pista Mattei, siamo qui a concederci anche nell'angolo dedicato alle eccellenze agroalimentari qui nell'aeroporto di Pesticiscalo con uno dei cultori del vino di Basilicata. Parliamo dell'azienda Pisani, che è presente in terra dell'Alta Val d'Agri, e non potevano mancare anche le bottiglie che le nostre gentili Public Relation presentano qui nell'ambito dell'area dell'enogastronomia. Pisani, benvenuto in Itinerari Agroalimentari d'Italia. Salve, buongiorno a tutti. Allora, terra dell'Alta Val d'Agri, un'eccellenza sempre di più nell'ambito sulle tavole degli italiani. Certamente, un'eccellenza nel panorama dei vini lucani, ma anche nazionale. E rappresentano dei vini molto particolari, perché i vigneti si trovano tra i 600 e gli 800 metri sul livello del mare, quindi molto particolari, ottenuti da Merlot Cabernet e Cabernet Sauvignon, e molte di queste aziende del consorzio che io rappresento fanno anche biologico. Un vino eccellenza della Basilicata, usiamo questo termine, un'eccellenza enogastronomica, un DOC che naturalmente viene abbinato a delle pietanze anche di prestigio, e l'abbiamo degustato insieme anche a dei salumi DOC della Val d'Agri. Sì, ovviamente la Val d'Agri ha un paniere enogastronomico eccezionale. Oltre al vino, ovviamente abbiamo il canestrato di Moliterno, che è un ottimo formaggio ovicaprino stagionato in fondaco, e abbiamo i fagioli, famosissimi fagioli di Sarconi, che oltretutto ultime ricerche dicono che fanno anche bene alla salute, oltre ad essere buoni. Non avevamo dubbi a vincere l'ascolto. Abbiamo anche delle testimonial di eccezione, la dottoressa Erigiato Michela, dottoressa Magì. Questa Magì, che naturalmente hanno voluto spontaneamente essere testimonial, ma facciamo anche a loro. Dottoressa, lei beve più vino bianco o rosso? Bianco. Bianco. Quindi ora degusterà il rosso del nostro amico Pisani? Perfettissimo. Tu invece che vini preferisci? Bevo. Non bevi? Va bene, allora a questo punto degusterai solo qualche salume della Val d'Agri. Neanche salumi? E allora a questo punto solo pane di Matera. A questo punto. D'accordissimo. Abbiamo dato uno spot alle nostre eccellenze agroalimentari di Basilicata, e dal Basilicata Airport, la pista Mattei, Nino Vitelli vi dà appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Agroalimentari di Basilicata. Ciao!
Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo. Tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane.